Buonasera e benvenuti in questa nuova parte su Pokémon Fire Ash. In questo video, in questo gameplay walkthrough guida di Pokémon Fire Ash che sto facendo, andremo a prendere la nave di cui abbiamo preso il biglietto proprio nella scorsa puntata. Quindi andiamo qui, qui avevamo preso la MN Anna, dobbiamo andare al centro. Benvenuto. Dove vorreste andare? Cinnabar, esattamente. La nave ci porta a Cinnabar Island, ovvero l'isola Cannella. Qui ci sono un po' di cose che possiamo fare. Che questo non ci dice nulla, vediamo un po', eh. Questa sta cercando un Venonat. Vorresti scambiarlo per il mio Haunter? No, grazie. Proseguiamo, questo cosa ci dice? Lui sta cercando un Seal. Vorresti scambiarlo per il suo Ponyta? No, grazie. E tu? Ah, questo ci insegna Seismic Toss. Nessuno di noi può impararlo, quindi niente da fare. Qui abbiamo tra l'altro un Pokémon Market verde, ma prima parliamo a questo tipo, che sta cercando un Raichu. Vorrebbe scambiarlo per il suo Electrode, no grazie. Bene, a questo punto entriamo in questo Power Market, in questo market un po' diverso dall'altro. Wait, they sell stuff here? Aspetta, ma vendono qualcosa qui? Allora, vediamo un po' cosa vendono. Power Bracer. Ok, aumenta l'attacco, ma diminuisce la velocità. Questo invece aumenta la velocità, ma diminuisce la velocità. What? Vabbè, ok. Strano. Questo aumenta gli HP, ma diminuisce la velocità. Aumenta la difesa speciale. Aumenta la difesa. Aumenta l'attacco speciale. E... Strong Growth, but lower speed. Ok, questo probabilmente aumenta un pochettino tutto. Non mi ricordo di preciso cosa fanno, perché questi sono strumenti più che altro che si usano magari nel competitivo per allenare dei Pokémon particolari, per aumentare delle statistiche in particolari. Non le comprerò perché, tra l'altro, le potremo ottenere, quanto ne so, gratuitamente più avanti nella storia. Mentre qui si può entrare in questa casetta, vediamo un po', c'è un vecchietto. Ok, dice che il vulcano è molto pericoloso, sono tutti preoccupati per il vulcano, a quanto pare qui. Ma, pescando... in questa zona possiamo ottenere un nuovo Pokémon. Vediamo se lo troviamo, eh. Ok, un buon inizio. Dai, forza. Oh, allora? Cos'è, troppo mossa l'acqua? Non arrivano i pesci? Su, su. Incredibile, non trova niente. Dai, sono sicuro che prima o poi uscirà qualcosa, eh. Oh, eccolo. Vediamo se esce il Pokémon che vogliamo. Eccolo qui, un Goldeen. Esattamente, qui possiamo ottenere per la prima volta Goldeen. Allora, per catturarlo mandiamo avanti Krabby. Non dovrebbe avere mosse che possano uccidere il nostro Krabby. Beh, forse sia tipo incornata. Ok, finché usa Water Pulse non ci fa nulla. Noi invece andiamo di False Swipe. Anche perché appunto Goldeen non ha una buona difesa, quindi eccoci a confusi. Non colpirti da solo, per favore. Si è colpito da solo. Dai. Niente, è proprio stupido questo Krabby, poco da fare. Ok, è uscito dalla confusione. Water Pulse ci ammazza? Sì, vabbè, fa niente, tanto hai fatto il tuo lavoro, Krabby. Ora mandiamo un Pokémon che può tranquillamente resistere ai suoi attacchi come Squirtle. Beh, anche Bulbasaur avrei potuto mandare. E tiriamo lì una Pokéball. Ho fatto rifornimento di Pokéball nel frattempo, perché in questa parte potremmo catturare un po' di Pokémon nuovi. Il primo... è Goldeen. Ok, preso. Perfetto. Ed è stato mandato, ok, nel box ovviamente sbagliato, ma dettagli, tanto li metterò in ordine io fuori dal video. Quella lì è un Arcanine per teletrasportarci, ok, utile. I will challenge the gym, but... I had no way to get there. Infatti qui, come vedete, non c'è la palestra. Ci dice appunto che lui vorrebbe sfidare la palestra, ma non ha modo di arrivarci. Infatti per arrivare alla palestra mi sa che dovremmo parlare ancora con lui. Però per adesso ci porta solo a Vermilion. Quindi entriamo nella villa Pokémon. Cinnabar Island, the fiery town of burning desire. Bello. Ok. Pokémon Mansion, primo piano. Allora, a questo punto direi di mettere davanti Squirtle. Bulbasaur qui farà davvero poco, dato che ci sono la maggior parte dei Pokémon tipo veleno e fuoco, essenzialmente.
Via, dai, andiamo un po' a vedere cosa c'è in questa villa Pokémon. I Pokémon, esattamente, ci sono ovviamente dei nuovi Pokémon da catturare. Contro questo Koffing usiamo Aqua Tail, non dovremmo ucciderlo, infatti è una buona difesa. Usiamo di nuovo Aqua Tail e poi catturiamolo. Vai, Pokéball. Prendiamoci anche questo Koffing. Sempre se rimane nella Pokéball, perché ogni tanto fanno un po' di sbarazzini, come quel Butterfree nella scorsa parte, ve lo ricordate? Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se vi sta piacendo la serie, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco, e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Qui nel frattempo troviamo una Moonstone. Eccoci qui. Allora, proseguiamo. Andiamo da questa parte prima di salire sull'altro piano. Prendiamo questa fune di fuga. E tu sei un allenatore o solo un tizio che si è perso qui nella villa Pokémon? Fuggiamo da Koffing, che l'abbiamo già. E è un allenatore, vai, sfidiamolo. Questo bullo, Johnson, con un Ekans. Ok. Il nostro Squirtle dovrebbe essere in grado di batterlo, Ekans. Usiamo Aqua Tail. Ah, Mud Bomb fa male, eh. Era pure un colpo critico, inculato. Infatti avrebbe fatto molto meno male. Che poi sostituiamolo perché ha già preso due drop della precisione. E non voglio iniziare a missare attacchi in continuazione, ma andiamo Pikachu contro Ekans. Con una scintilla non so se lo ammazza sul colpo. Proviamoci in ogni caso. Sì, lo fa, perfetto. Ok, un Raticate. Lasciamo Pikachu. E usiamo doppio calcio. Fa male Pikachu con doppio calcio, eh? Fa davvero male. Ok. Ah, sgranocchio. Si è paralizzato, vabbè, poco importa che sia stato paralizzato. Pikachu a livello 40, ottimo. Qui c'è uno strumento magari, nope. Proseguiamo allora. Altro Pokémon selvatico, vediamo chi troviamo, un altro Koffing. Beh, finché troviamo solo Koffing, queste cose potremmo mettere un repellente, eh? Anche se so che potremmo trovare dei Pokémon decisamente più interessanti qui. Qui c'è un altro allenatore. Do you know what this is? In che senso? Sai cos'è questo? Ted, scienziato! Ted Mosby? Allora, contro Electrode ovviamente che cambiamo Pokémon. Proviamo a mandare Bulbasaur. Vediamo, eh. È a livello 29, quindi comunque è tipo 10 livelli indietro. Però potrebbe far male. Ok, Charge Beam. Però se mette attacco speciale, questa non è una bella cosa. Vai. Infatti guardalo che inizia a fare più danno. Infatti fa molto più danno ora. Vai, tiriamolo giù questo Electrode. Perfetto, Squirtle a livello 38. Weezing, cambiamo Pokémon. E mandiamo Pidgeot. Contro Weezing useremo ritorno. Esatto, due ritorni dovrebbe essere più che sufficiente. Lui usa doppio colpo, non ci fa praticamente niente. Pidgeot si è rivelato un gran bel Pokémon, da tenere squadra. Niente male davvero. Squirtle, poverino, continua a provare ad evolversi, ma non è proprio il momento di farlo e non arriverà mai il momento di farlo. Curiamo questi Pokémon. Ok, e proseguiamo. Qui c'è un altro strumento, un carburante, che aumenta la velocità. Direi di darlo a questo punto, no? Di usarlo questo carburante, tanto è inutile tenerlo. Usiamo anche gli HP Up. Gli HP Up direi di usarli per Charizard, che comunque tanca abbastanza, e anche Pidgeot. Ecco fatto. I PP Up non mi interessano, mentre il carburante che aumenta la velocità di un Pokémon, direi di darlo a Pikachu. Ecco fatto. Tanto è inutile tenerli nello zaino, che qui non si va da nessuna parte. Un Weezing! Ok, questo è utile per il Living Dex. Proviamo a catturarlo, eh. Allora, Rock Slide. Non gli fa praticamente nulla, bene. Bubble Beam. Gli fa già di più, perché ha molta meno difesa speciale questo tipo.
vai. Ora proviamo a catturarlo, ma andiamo davanti un tizio che possa resistere ai suoi colpi come Charizard. Altrimenti Squirtle ce lo disintegra praticamente. E vai, non facciamo fuga. Magari. Proviamo direttamente con una Mega Ball. Così facendo potremmo finire la linea evolutiva di Koffing. Non sarebbe male come cosa. Eccola la Sludge Bomb. Me lo avvelena, giustamente. Vabbè, che tanto siamo ancora al primo piano. Facciamo tempo ad uscire dalla villa Pokémon, usare un repellente e rientrare. Dai, entra. Dai, Koffing di merda. Su, su, su. Vabbè, Charizard me lo ammazza, poco da fare. Però noi comunque proviamo a catturarlo. Una volta catturato Koffing, cioè Weezing, volevo dire, saremmo messi bene, in questa villa Pokémon. Niente da fare. Charizard se ne va. Quindi cambiamo Pokémon e mandiamo Pidgeot, altro Pokémon che può resistere abbastanza facilmente, a Weezing, che però nel frattempo sta. Insomma, sta. Ci sta dando parecchio filo da torcere. Solamente perché non entra in quella cazzo di ball. Poi mi avvelena tutti i Pokémon al primo colpo, cioè, fortissimo Weezing, madò. Weezing in generale è un Pokémon, non è male come Pokémon, specialmente parlando solamente della prima generazione. È un bel tank fisico, da quello che so. Però ecco, cioè, vita rossa, insomma, potresti anche entrare, sei a livello 32, non sei a livello 60.000. Su, niente, mi ammazza anche Pidgeot, poco da fare. Io continuerò a provare a catturare questo Weezing. Mandiamo Bulbasaur. E usiamo la Master Ball. No, ovviamente non la Master Ball. Usiamo una Premier Ball, dai. Così, per il meme. Non mi ricordo di preciso quanta probabilità in più abbiano le Premier Ball. Mi sembra che siano come le Pokéball. Sembra che non cambia assolutamente nulla. Perlomeno non mi può avvelenare Bulbasaur. Questa è una cosa buona. Dai, ti catturo con la Premier Ball infame, niente. Peggio di Butterfree questo, eh. Peggio di Butterfree. Proviamo con un'altra Pokéball. Più che altro che queste cose costano. Costano tanto. Guardalo come si libera. Dai, infame. Weezing di merda. Allora, mandiamo Squirtle. Bag, Pokéball, vai. Cioè che. Peggio di un leggendario sto tipo, eh? Guardalo. Ah, autodistruzione. Ma allora sei stronzo. Potevi anche dirlo, eh? Potevi dirlo, sono stronzo. Eccomi qui. Allora, bag. No, non usiamo un repellente. Tanto abbiamo davanti. Chi? Mettiamo davanti Pikachu che è veloce così. In caso può scappare. Vai, solamente con Pikachu usciremo da questa villa Pokémon. Abbiamo completato. Quasi completato il primo piano. Qui non c'è nulla. Un Rattata, eh? Sfoghiamo la nostra frustrazione contro questo Rattata. Che comunque attacca prima di noi. Boh, va bene. Qui non c'è nulla, usciamo. Ok, i Pokémon selvatici iniziano ad essere fastidiosi, eh. Molto fastidiosi. Koffing, non avendo molta difesa speciale, con un Electro Ball non dovrebbe riuscire a reggerla, infatti. Allora, usciamo un attimo da questa villa Pokémon. Curiamoci la squadra che è stata decimata da un Koffing, da un Weezing, volevo dire, che avremmo voluto catturare. Questo ci servirebbe per il Living Dex. Perché noi abbiamo un Mach, ma è quello iconico. Proviamo a catturarlo? Così, velocemente. Ok. Double kick. Non voglio fargli troppo danno. Minimizzatore va bene, altro double kick, niente fallisce, dai, forza, dai, uno, niente, Pikachu merita di morire dopo aver fallito due volte su due. Mandiamo in campo Krabby, l'ultimo Pokémon che abbiamo, e facciamo usare un Bubble Beam. Muore sul colpo? Sì, muore sul colpo, niente, niente da fare, perdiamo anche un po' di soldi, 3.000? Ok. Pensavo ne avessimo, perdessimo di meno contro dei Pokémon selvatici. Ma va bene. Tanto stiamo facendo queste cose non per mostrare quanto siamo bravi in Pokémon, ma per catturare tutti i Pokémon. Ovviamente. Ok, vediamo chi troviamo contro il muro. Un Rattata.
Vai Pikachu, Electro Ball e addio. Allora, no, volevo solamente cambiare l'ordine dei miei Pokémon, mettere davanti. Beh, mettere davanti Squirtle in questo caso non è proprio il massimo perché ci sono tanti Pokémon tipo Elettro contro gli allenatori. Quindi direi di non fare tanto gli schizzinosi e mettere davanti Charizard. Ritorniamo con Charizard davanti. Oh sì. Allora, prendiamo questo strumento, calcio. Attacco speciale, giusto? Diamolo subito a qualcuno. Sì, attacco speciale. E diamolo a Charizard. Ma sì, dai, facciamogli aumentare l'attacco speciale a Charizard. Che va più che bene. Vediamo chi troviamo in questo secondo piano. Un Raticate. Beh, Charizard, sono comunque punti esperienza, io li prenderei volentieri. Tanto appunto un lanciafiamme, cosa ti costa? Ecco fatto. Proseguiamo. Un allenatore. Vai. Un ladro. Beh, giustamente qui nel. Ecco, avrei fatto bene a mettere davanti Squirtle in questo caso. Ma usiamo Air Slash. Niente, missa. Cioè, Air Slash missa sempre, è assurdo. Dai, uccidilo. Olè. Uccidi quella lucertola. E tocca a Charmeleon. A questo punto mandiamo volentierissimamente Squirtle. Vai, Squirtle, Squirtle. Con Aqua Tail. Dragon Rage, davvero? Perché il mio non l'ha imparato, Dragon Rage? Eh? È gioco? Posto di Air Slash, magari. Olè. Fatto. Qui non c'è, a quanto pare, nulla, quindi andiamocene. Sempre se il Koffing ce lo permette. Direi di ammazzarlo questo Koffing così da prenderci il livello 42. Ah, non è morto? Guarda, se me lo avvelena. Ok, no, non me lo avvelena, vai. Lacerazione. Eh sì, ha davvero una difesa molto alta in confronto con la speciale, eh? Con la speciale è praticamente nulla. Continuiamo a trovare una marea di Pokémon. Però finché sono Raticate a livello 36, io un lanciafiamme glielo sparo volentieri e questi punti esperienza non li prendo. 876 punti esperienza, voglio dire. Proseguiamo. Quasi quasi qui un repellentino lo metterei, eh. Perché sì, va bene punti esperienza, va bene che comunque su Charizard fa sempre bene. È il nostro Pokémon più forte, quindi li facciamo però, insomma. Qui non c'è nulla. Se non sbaglio, da lì sopra si va avanti. Grimer ce l'abbiamo già, quindi possiamo fuggire tranquillamente. Non stiamo qui a sprecare tempo e pipì di mosse. Lì abbiamo uno strumento. Altro Grimer. Non stiamo incontrando Pokémon di tipo fuoco o sbaglio? Dovrebbero esserci anche i Pokémon di tipo fuoco qui, eh? Eppure non li stiamo incontrando. Oh, un altro Weezing. Ma guarda un po'. Allora, Firefang non dovrebbe ucciderlo perché ha la difesa alta. Però lo brucia. E qui si gode, eh? E qui si gode. Proviamo a catturarlo, dai. Vai, altre Pokéball. Charizard è quello che può resistere meglio ai suoi attacchi. Dai, ci avevo sperato. Devo essere sincero, ci avevo sperato. Ma brucia, mostro. Tanto finché non fa autodistruzione siamo a posto. Vediamo, eh. Oh, finalmente. Abbiamo catturato Weezing. Finalmente. Tutte quelle Pokéball sono servite a qualcosa allora. Guardate, io qui salvo, perché mi sono accorto che non, tra una parte e l'altra non ho salvato, preferisco non perdere tutto. 5, difesa speciale. Andiamo a darla a qualcuno. Allora, difesa speciale la diamo a. La diamo a Pikachu. Sì, dai, diamola a Pikachu. Tanto nessuno dei nostri Pokémon è un tank di mosse speciali. Proprio nessuno. Ok, Charizard, fuggiamo da Rattata, abbiamo troppa paura di Rattata. E a questo punto lì c'è uno strumento che però non possiamo raggiungere, va bene comunque. Va bene, va bene. Sono davvero troppi Pokémon selvatici. Le prime generazioni di Pokémon erano qualcosa di assurdo con i Pokémon selvatici, dove potevi incontrarli in continuazione come le grotte o altro, cioè sei praticamente dipendente dai repellenti. Dipendente, totalmente dipendente.
Questi me li prendo volentieri come punti esperienza. Ecco fatto. E saliamo le scale. Sì. Pokémon selvatici permettendo. Ah, un altro Weezing? Scusa, posso lanciarti un lanciafiamme? Giusto per gradire. Giusto per vedere Weezing di merda morire, no? E anche prendere 800 su così punti esperienza. Ok, saliamo qui, battiamo questo allenatore. Stai lontano dal mio bottino? Che bottino hai? Hai un Ninetales. Bello Ninetales. Bello Ninetales, lo facciamo combattere a Squirtle, sempre se non muore appena entra in campo. Vediamo, eh. Quick Attack. Fa male Quick Attack. Però noi usiamo Aqua Tail. Aia, con Stordi raggio. Ok, per fortuna non si colpisce da solo Squirtle. Braciere non dovrebbe ucciderlo. Se non si colpisce da solo Squirtle si porta a casa questo. Ah, è pure uscito dalla confusione, davvero Chad. Proprio la tua confusione non mi fa nulla. Ok, diamo una curatina a Squirtle e a Charizard. Con un paio di super pozioni, tanto le abbiamo comprate, tanto vale usarle. Ecco fatto. E a questo punto mi sa che mi conviene davvero rimettere davanti Squirtle. Allora vedrete, il primo allenatore che trovo, Voltorb, Magnemite, venerete, eh? Classico. Ok, Koffing. Forse potrei provare a ucciderlo, ma no, perché se fa autodistruzione mi incula. Quindi Iron, difesa, ok, questa la diamo immediatamente a Squirtle. Vai. Ho fatto. So che ci sono degli altri strumenti invisibili in questa zona, ma sinceramente non ricordo dove sono. Mi ricordavo della pietra lunare all'inizio, perché è abbastanza iconica lì, e te la ricordi, ma degli altri strumenti visibili qui non ricordo nulla. Ok, fuggiamo. E andiamo sull'altra scala. Questa che ci permetterebbe di andare avanti, se non ricordo male. Comunque non stiamo davvero incontrando Pokémon di tipo fuoco, il che è strano. Allora, contro di lui vorrei sinceramente ammazzarlo. Però fango mi fa male e mi avvelena, mannaggia. Con due bolla raggio, no, non l'avrei comunque ammazzato. Mandiamo Charizard. Io Koffing lo voglio uccidere perché, sia per vendetta, sia perché dà un botto di punti esperienza. Ok, non avvelenarmelo per favore, e niente, oh. Cioè, al target questo, non capisco. Non capisco. Cioè, ogni fango mi avvelena. O fango bomba, quello che è. Ok, Squirtle ovviamente si vuole continuare a evolvere, ma no. Andiamo a curare i nostri Pokémon dal veleno. Usiamo per la prima volta questi antidoti. Vai, uno e due. E una super pozioncina. Vai, una super pozioncina su Squirtle. Charizard va bene così. Proseguiamo. Non proseguiamo perché abbiamo un altro Pokémon selvatico. Raticate. Ad aver davanti Charizard avrei fatto un altro lanciafiamme, volentieri. Mi sa che davvero ci conviene mettere davanti Charizard, eh? Perché va bene per gli allenatori, ma anche per i Pokémon selvatici Squirtle è un po' lento. E non riesce sempre a fuggire al primo colpo. Quindi saliamo qui, terzo piano, mettendo avanti Charizard. Tosta questa villa Pokémon, piuttosto di quello che mi aspettasse. Diamo un'occhiata qui in giro, c'è magari uno strumentino qui? No, uno stumontopolo misterioso? Assolutamente no. Grimer, so che qui al terzo piano potremmo incontrare Ponyta come Pokémon tipo fuoco, ma dato che non abbiamo incontrato nessun Pokémon tipo fuoco nei piani successivi, nei piani precedenti o inferiori, mi sa che non lo troveremo nemmeno qui. Sa che Ponyta non lo troveremo nemmeno qui. Infatti continuano a uscire solo Koffing di merda. Via. Scendiamo da questa parte. Lì c'è un allenatore. Battiamolo. Vai, vai, vai. Ah, un Growlithe. Ecco, qui avrei dovuto mettere davanti Squirtle, mannaggia a me. Vabbè, uccidiamo questo Growlithe. Con Slash. Ha un brutto colpo. Brutto colpino. Niente. Beh, Flamethrower non ci fa assolutamente nulla. Ok.
Beh, questo Growlithe si è abbattuto bene. Eccolo, Ponyta. Purtroppo c'era un allenatore e non è selvatico da catturare. Ma dovrebbe essere anche forse la prima volta che vediamo Ponyta in questo gioco. Andiamo con Aqua Tail. A Flame Charge, va bene. Bello Aqua Tail di Squirtle. Ecco fatto, si porta a casa la kill. Perfetto. Diamo ancora una curatina ai nostri Pokémon, in particolare a Charizard e a Squirtle. E vediamo se qui c'è uno strumento. Sì, prendiamolo. Un ponitino? No, niente. Solamente un altro topo del cavolo. Aspettate un secondo che mi si stanno scaricando le cuffie, come probabilmente avrete sentito dal rumore audio. Fatto, messa in carica e possiamo prendere questa Max Potion. Ok, mentre lì sopra non c'è nulla, davvero. Io continuo a non mettere il repellente qui nella speranza di trovare un Ponyta, ma è una speranza ormai sempre più vana. Sempre più vana come speranza. Un Mach. Lui non l'abbiamo catturato, sbaglio. Usiamo il lanciafiamme, non dovrebbe morire perché lui ha molta difesa speciale, esatto. Ah, pure avanzi questo. Ah no, Black Sludge è un'altra cosa. È quella che funziona solo con i Pokémon tipo veleno, vero? Proviamo a catturarlo. È l'avanzi che però funziona solo con i Pokémon tipo veleno, se non sbaglio. Allora, proviamo a fargli. No, proviamo a fargli un bel niente. Proviamo con un'altra Great Ball. Vai. Niente, si libera. Sludge Wave mi avvelena? No? Ok. Proviamo con una lacerazione, non voglio essere qui a perdere troppo tempo. Ah, è vero, però. Cacchio, è vero che questo qua si è messo minimizzatore. Non lo colpiremo mai. Non lo colpiremo mai, sto tipo. Guardalo. È semplicemente troppo potente, l'essere più potente dell'universo. Ah, colpito, bene. Ciao, addio. Brutto colpo. E a mai più rivederci, Mac. Piuttosto faccio evolvere un Grimer. Che abbiamo degli strumenti. Ok, contro Raticate io mi prendo volentieri. Facciamo Fire Fang, dai. Dovrebbe morire comunque. No, non muore. Ora lo sappiamo. Ora lo sappiamo che non muore. Però comunque i punti esperienza di tutti questi Raticate me li prendo volentieri. Qui possiamo prendere magari uno strumento misterioso, uno strumento invisibile. Ma continuano ad esserci solamente topi. Cioè letteralmente topi in questa villa abbandonata. Il che ha anche senso. Niente, qui non c'è nulla. Però dato che non esce Ponyta, io metto un repellente. Frega niente, basta dai. Mi sono rotto le palle. Repellente. Bag. Dov'è il repel? Quello normale, non quello forte, eccolo qui. Ecco fatto. Ole, via di repellente. Qui? Eccolo qua, Rare Candy. Queste rocce piccole talvolta nascondono degli strumenti, eh. Di qua si può passare? No, non si può passare. Tu niente. Il repellente è scomparso, sì, mettiamone subito un altro. Qui niente. Ok, finalmente si può esplorare in maniera decente la zona, eh. Perché quando continuano a comparire Pokémon selvatici diventa più tosta anche orientarsi. Qui possiamo prendere questo HP Up che diamo di nuovo ad area a qualcuno. Potremmo dare a PG8 volendo stavolta. Oppure a Pikachu. Facciamo diventare un pochettino più tanky il nostro Pikachu. No, dai, andiamo ancora a Charizard. Chi prendiamo in giro? È Charizard la colonna portante di questa. Di questa squadra. Non cadere, ci dice il. Lo scienziato. Braydon. Chiamano in campo Magnemite. Signor Magnemite, cosa ne pensa di Fire Fang? Ah, vigore. Oh no! Vigore, ma. Sei stato bruciato, caro Magnemite. Voltorb. Direi che potremmo mandare Bulbasaur. Fa riprendere un po' di esperienza. Vai, 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 Bulba.
sta durando tantissimo, tra l'altro, questa parte. Sia questa che quella precedente stanno durando davvero tanto. Beh, però ci sta, perché sono parti in cui stiamo esplorando delle zone molto vaste, con tante battaglie, diversi Pokémon da catturare. Ah, chi è che volevo mandare? Non ho visto. Vabbè, lasciamo il campo. Ah, Magneton, cacchio, avrei dovuto cambiare. Usiamo Leech Seed. Ok. Proviamo a combatterlo in questa maniera, questo Magneton. Non possiamo avvelenarlo, purtroppo, perché è di tipo acciaio. Quindi il veleno non ha effetto su di lui. Però possiamo combatterlo tranquillamente in questo modo e far prendere un bel po' di punti esperienza a Bulbasaur. Ecco, fatto con calma, lui usa scintilla ma non ci fa praticamente niente. Ci paralizza, questo ci dà un po' di problemi, ma per fortuna abbiamo messo il parassisteme. Tanto siamo comunque abbastanza lenti, non è un problema quello. Il problema è non attaccare. Non attaccare è fastidioso. Però grazie al parassisteme possiamo tranquillamente recuperare più vita di quella che perdiamo. Ecco fatto. Magneton è andato. Immaginate se avessi voluto Bulbasaur e Squirtle, ma anche Pikachu. Il repellente è scomparso. Vuoi metterne un altro? No, perché se non sbaglio qua... No, qua siamo al secondo piano, vero? Quindi si trovano comunque le merde, si trovano comunque i Raticate. Vai, usiamo un altro lanciafiamme che si sta per finire, Flamethrower come mossa. Ci prendiamo comunque il livello 44 di prepotenza. Qua si esce, non voglio uscire, non uscite assolutamente, perché altrimenti dovete rifare tutto da capo. Dovete rifare il rifarlo da capo, giusto per citare un luminare dell'adattamento in italiano. Allora, andiamo da questa parte e vediamo se c'è uno strumento da prendere. Niente, Rattata in continuazione. Allora, guarda, usiamo un attimo il repellente. Secondino, eh. Tanto qui svanisce subito perché è appunto un repellente base, quindi svanisce subito, ma perlomeno ci permette di andare a prendere un eventuale strumento qui. Vediamo un po' se c'è. Nada. Ah, eccola qua, nell'angolo. Proteina. Aumenta l'attacco e direi di darlo a Charizard. Semplice. Facciamolo diventare un pompato di merda, sto poco. Anzi, dai, diamolo a Pidgeot. L'attacco va bene a Pidgeot, dai. Anche a Pikachu avremmo potuto darlo, effettivamente. Effettivamente, eh. Allora, qui possiamo trovare dei Pokémon interessanti da catturare. Ed è un Pokémon assolutamente fondamentale da catturare. Quindi, curiamo Charizard. Curiamolo di nuovo, che ci potrà essere utile. Bulbasaur non credo. Lasciamo che il repellente svanisca. Battiamo questo allenatore nel frattempo. Ivan, scienziato Ivan. Vai, Fire Fang. Ha vigore anche lui? Lui non ha vigore, fortunatamente. Electrode, lasciamo Charizard. Frega niente qui. Andiamo con Flamethrower. Ok, Charge Beam fa male, perché comunque Charizard ricordiamo che è di tipo volante anche. Però Charizard ha la meglio su Ivan. Lui sta studiando questa villa, ci dice. Il repellente è svanito, non ne usiamo un altro, perché qui, in teoria, possiamo trovare dei Pokémon interessanti. Possiamo trovare anche quello strumento. Eccolo qui, uno di quei Pokémon interessanti è Magmar. Quindi proviamo a catturare questo Magmar. Lacerazione. Flame Body, vabbè, tanto non può comunque bruciarci, se non sbaglio. Proviamo a catturarlo, dai. Non posso colpirlo ulteriormente perché lo ucciderei probabilmente con qualsiasi attacco. Potrei provare con un Fire Fang, effettivamente, eh. Però mi ha confuso, quindi meglio di no. Proviamo con un'altra Pokéball. In caso poi usiamo un Fire Fang, dai. Se non entra in questa Pokéball usiamo un Fire Fang, ok. Vai. Fuoco Pugno, va bene. Vai, Fire Fang. E si confonde, e si colpisce da solo. E che posso dirgli? Ok, non dovrebbe morire. No, è morto, niente da fare. Beh, ora sappiamo che Magmar non resiste a niente, perché è una pippa. Prendiamo
la MT-22 solo a raggio. E cerchiamo ancora in questa zona. Devono uscirci almeno questi due Pokémon. Ok, Koffing, cioè Weezing, assolutamente no. Guarda, ti ringrazio, ma ti flametravo. Ok, addio. Bene. Vediamo se qui sotto posso passare. Posso andare magari a vedere se ci sono degli strumenti che ho perso. Niente, Grimer. Non ditemi che Magmar era ultra raro, perché altrimenti mi... niente. Mi sa che non posso dirlo in video questa cosa. Un Mach. Proviamo a catturare questo Mach. Flamethrower. Ok, non muore. Come sappiamo, non muore. Però ha quella roba lì. Purtroppo ha quella roba lì. Usiamo una Ultra Ball su questo Mach. Quella roba lì che gli fa recuperare vita. Tra l'altro è una cosa anche interessante da avere, se riuscissimo a catturarlo. Aia, mi sa che Charizard qua si lascia. Ok, fortunatamente no. Cambia Pokémon immediatamente. Mandiamo un sacrificio. Mandiamo qualcuno che può morire. Mandiamo Pidgeot. Chi se ne frega di Pidgeot. Tra l'altro Pidgeot può, mi sa, indebolirlo ancora un po'. Possiamo usare un Wing Attack. Forse non muore. No, niente, muore. Vabbè, Amen, Mac. Fa cacare, c'è poco da fare. Allora, sostituiamo il Pokémon davanti con Pidgeot. Che comunque è davvero niente male, eh. Niente male. Qui non troviamo nulla. Niente, troviamo un Weezing. Ecco, Pidgeot contro Weezing non può fare nulla, dato che sono attacchi fisici. Ci metterebbe 3 anni a ucciderlo. E qui comunque continuiamo a non trovare i Pokémon che vogliamo. Perché uno è Magmar, ma l'altro è interessante, eh. Proviamo a battere questo Weezing comunque, prendere perlomeno il livello 40. Con volo, ok, un altro volo, dovrebbe morire. No, avvelenarmelo per favore, grazie. Perfetto. Ok, livello 40 per Pidgeot. Ole. E mo diamo un'occhiata finché non esce quel Pokémon, perché sinceramente di fare tutto il giro della villa Pokémon di nuovo, beh, potrei farlo perché in realtà è più corto di quello che si pensi, eh. Quindi potrei farlo fuori parte questa cosa. E mi sa che la farò fuori parte. Vi svelo chi è il Pokémon che qui vorremmo cercare, ed è Ditto. Ditto, come ben sapete, è fondamentale per fare le uova. Quindi qui dentro vorremmo catturare Magmar e Ditto. E tecnicamente al terzo piano dovrebbe spawnare anche Ponyta. Così come al primo piano dovrebbe spawnare Growlithe, al secondo Vulpix. Ma cosa che non è successa. Quindi parliamo con questo tipo. Oh, mi hai trovato? Beh, I guess you made it through the mansion. Penso, credo che tu appunto ce l'abbia fatta ad arrivare qui, attraverso la villa. Dirò al marinaio di lasciarti andare alla palestra. Bene, questa era praticamente la prova che dovevamo superare. Dovevamo arrivare qui e parlare a questo tipo. Questo posto era pieno di scienziati che stavano lavorando ad un nuovo Pokémon. Ad una sorta di nuovo Pokémon. Ovviamente si riferisce a Mewtwo. Inizia ad essere teaserato anche Mewtwo, eh. Solo però se gli parliamo un'altra volta a questo tipo, perché se non gli avessimo parlato di Mewtwo non avremmo saputo nulla. Tecnicamente non dovremmo sapere nulla nemmeno ora di Mewtwo, dovremmo solamente sapere che c'è una sorta di nuovo Pokémon creato artificialmente. Usciamo dalla villa Pokémon, da questa parte. Ultima opportunità di incontrare un Pokémon decente qui, niente. Nessuna opportunità di incontrare un Pokémon decente. Siamo di nuovo al primo piano. Fuggiamo. Dai, forza. Ah, ecco che spawna un Pokémon tipo fuoco. Ma allora sono davvero rari. Sono davvero molto rari. Ok, usciamo dalla villa Pokémon. Ce l'abbiamo fatta. Più o meno. Sicuramente dovrò tornarci io per i cavoli miei per catturare i Pokémon che sono lì dentro. Ma perlomeno per quanto riguarda la storia principale ce l'abbiamo fatta. Abbiamo battuto, abbiamo superato la villa Pokémon. Ed ora possiamo parlare a questo tipo per andare alla Cinnabar Gym, alla palestra, eccoci qui. Ma qui noi ci fermiamo perché per questo video è tutto. Questo video extra large di 40 minuti è tutto. Vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate di questo videogioco e di questo video.
e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacier Sphere è tutto, al prossimo video, dove vedete che tra l'altro questo non è una palestra normale. Vedrete, vedrete.